Ogni angolo di questo posto mi ricordano Davide e Guido. Ed è per questo che li odio. E odio lei. Che mi ha fatto credere che Dio esiste. Perché se Dio esistesse veramente, non mi avrebbe fatto conoscere l'uomo della mia vita per poi portarmelo via. Com'è una zinderella del boccaccino. Come posso rimanerli indietro? Perché non sono corpo insieme a loro? Che senso ha? Quando mi hanno chiamato per giorni, io credevo che Davide Guido fosse ancora vivo. E sono entrata lì per dirgli che sarebbe andato tutto bene. E invece ero troppo tardi. Farei qualsiasi cosa per poterli riabbracciare. Sentirli ridere, toccare i loro capelli, le loro labbra. E invece ti ritrovi a guardare quelle poche foto che ti sono rimaste. Ti sforzi a sentire il suono della loro voce, ma tutto quello che ti rimane è silenzio. È vuoto. E sogno Davide, che prova a giocare a calcio ma è una pippa e io non posso aiutarlo. Oppure sogno Guido. Mentre parliamo del tempo, mentre litighiamo perché ho comprato troppe scarpe, mentre facciamo l'amore. Per la prima volta ho sentito che posso andare avanti. Che la mia vita non è finita qui. E non sento in colpa. Per Davide e per Guido, perché io posso andare avanti e loro no. E non è giusto.